Trasmettiamo il messaggio tenuto nella chiesa evangelica Fontanellato, l'agonia nel Getsemani, oratore Andrea Belli. Buon ascolto. Prima di iniziare vogliamo dare il benvenuto a Costanzo e alla sua famiglia che sono qui con noi dalla chiesa di Reggio Emilia e grazie che possiamo insieme godere della comunione fraterna insieme. Inoltre volevo anche ricordare, come è stato annunciato domenica scorsa, che ci sarà alla fine del culto una piccola recita che i ragazzi hanno preparato insieme a Valentina e Angela. Spero che la voce mi sostenga perché sono abbastanza caputo da questo punto di vista qui. Vogliamo aprire la parola del Signore nel capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Intitolerei proprio questo breve messaggio L'agonia del Getsemani. Forse è il momento, insieme alla croce più culminante della vita del Signore Gesù, da un punto di vista proprio della sofferenza che Egli ha sperimentato per noi. Matteo 26, versetti 36 fino al versetto 46. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure, oramai riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino. Vangelo di Luca, capitolo 22, versetti 39 a 46. Poi uscito andò come al solito al monte degli Ulivi e anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo del cielo per rafforzarlo. Ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente, il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. E dopo aver pregato si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate affinché non entriate in tentazione. E l'ultimo brano nel Vangelo di Marco, capitolo 14, l'altro Vangelo che ci parla proprio di questo momento, versetti 32 a 42. Poi giunsero in un podere detto Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti si gettò a terra e pregava che se fosse possibile quell'ora passasse oltre da lui.
diceva: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo andò e pregò, dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: Dormite pure ormai e riposatevi, basta, l'ora è venuta. Ecco il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce è vicino. Non voglio vedere con voi tutto questo brano, ma volevo focalizzare la vostra attenzione su quello che per due volte viene detto sia nel Vangelo di Matteo e sia nel Vangelo di Marco. Nel versetto 38 di Matteo 26 dice il Signore Gesù: L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Molte volte, credo che anche voi abbiate fatto questa esperienza, è stato detto che qui nel Getsemani il Signore Gesù stava pregando il Padre affinché lui non andasse alla croce, ovvero stava chiedendo al Padre se non c'era un'altra possibilità, a parte la croce, per salvare l'uomo, per salvarci dai nostri peccati. Devo dirvi la verità, che io tante volte ho riflettuto su questo concetto. Ma se così fosse, si andrebbe in contraddizione a diversi brani della scrittura, dove viene chiaramente detto che ogni esaudimento, ogni preghiera del Signore Gesù è stata esaudita. È vero che il Signore dice, sia in Matteo che in Marco, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Ma crediamo veramente che Gesù avesse una volontà diversa da quella del Padre? Quando in realtà sono sempre stati il Figlio e il Padre in perfetta simbiosi, in perfetta comunione. La volontà del Padre era la volontà del Figlio e la volontà del Figlio era la volontà del Padre. Non si parla di due volontà distinte, ma di una sola volontà. Sebbene, come noi sappiamo, il Padre e il Figlio sono due persone distinte all'interno, vero, della triunità di Dio. Io credo, fratelli e sorelle, che il versetto 38 di Matteo 26 è la chiave per capire questo brano, cioè che cosa stava succedendo nel Getsemani. Che cosa stava succedendo? Nel greco letteralmente è: l'anima mia è grandemente angosciata fino alla morte. Nel greco letteralmente è così. È grandemente angosciata fino alla morte. In altre parole, il Signore Gesù stava dicendo che in quel momento lui stava venendo meno. Lui stava morendo. Lui stava morendo. Non soltanto, ma nel versetto 39, quando egli dice: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, sta parlando di ciò che gli era vicino in quel momento, cioè della situazione che lui stava vivendo in quel momento. Non dice: Padre mio, allontana quel calice. Sappiamo che il Signore Gesù non andò alla croce, vero, immediatamente in Matteo 26, ma ci andò un po' di tempo dopo, qualche giorno dopo. Non ci andò in questo momento. Che cosa stava realizzando il Signore Gesù veramente nel Getsemani? Un'angoscia talmente forte, talmente profonda, tanto che gli evangelisti ci dicono che le gocce di sudore divennero gocce, come gocce di sangue che cadevano per terra, tanto per cercare di farci capire
che sofferenza immane il Signore Gesù stava provando, un'angoscia che gli stava togliendo tutte le energie, tutte le forze. Il dolore del Getsemani era un dolore che non potremo mai capire e comprendere, come ogni sofferenza, vero, del Signore Gesù. Però forse noi non abbiamo ancora realmente colto quello che era, quello che fu il dolore del Getsemani. Perché il Signore Gesù era così angosciato? Certo, per tutto quello che lui avrebbe dovuto sopportare. Proviamo semplicemente a pensare al fatto che l'innocente con la I maiuscola doveva essere accusato falsamente davanti a dei pagani. Il santo ed il giusto che viene accusato di essere un criminale, di essere un iniquo, di essere un uomo che merita la pena più infamante, più vergognosa di quei tempi, ovvero la crocifissione. Vorrei ricordare che i crocifissi rimanevano per diversi giorni, anche da morti, proprio sulla croce, in modo tale che chi passava di lì, volendo, poteva schernirli, poteva oltraggiarli, poteva fargli quello che voleva. Non soltanto, ma il crocifisso rimaneva lì proprio come deterrente che l'impero romano usava nei confronti, ad esempio, dei sediziosi. Sappiamo che ai tempi del Signore Gesù c'era un gruppo, che erano gli zeloti, che proprio erano con tipo dei soldati giudei che volevano ribellarsi al potere dell'impero romano. Ebbene, quelle croci facevano da deterrente. L'impero romano diceva: se tu provi a ribellarti all'impero, ecco quella che sarà la tua fine. Ma era una fine veramente ignominiosa, vergognosa, qualcosa di scandaloso, anche dal punto di vista della legge mosaica. Infatti l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Galati dichiara che maledetto è colui che è appeso al legno. Allora il Signore Gesù, nella sua perfezione, avrebbe dovuto sperimentare, realizzare tutto questo, ma non soltanto. Lui che ha in odio il peccato, perché è il santo, lui che ha in disgusto il peccato, ma essendo anche amore, si è dovuto caricare di ciò che lui detestava di più, cioè il peccato. Si è dovuto caricare di ciò che proprio non appartiene alla sua persona gloriosa, i nostri peccati, le nostre sporcizie. Si è dovuto caricare su di sé. Non soltanto, egli sapeva che là alla croce il Padre avrebbe girato lo sguardo da lui. Neanche provarci perché non ci riusciremmo, ma a capire, comprendere che cosa questo per il Signore Gesù, che cosa rappresentava. Il Figlio e il Padre sono sempre stati in perfetta comunione, sia nel cielo sia sulla terra, a parte un istante dove il Signore Gesù ha sentito su di sé tutto il peso dell'abbandono del Padre. Certo, il Padre non poteva fare altrimenti, ma che cosa significava questo per il Signore Gesù? Qualcosa di inaudito, che non ci sono parole sufficienti che noi possiamo esprimere per cercare di capire che cosa il Signore Gesù stava provando. Ebbene, nel Getsemani tutti questi pensieri, tutti gli avvenimenti che sarebbero accaduti dopo, che Gesù li conosceva perfettamente, erano nella mente del Signore Gesù. E nel Getsemani tutta la sua angoscia si tramuta in qualcosa di mortale, che lo sta portando alla morte. Gesù si avvede di questo, il Signore Gesù si rende conto di questo. Ed ecco perché abbiamo letto nei tre evangelisti, per tre volte il Signore Gesù rivolge la stessa preghiera. Gesù non stava dicendo al Padre: io non voglio andare alla croce. Perché Gesù sapeva perfettamente che quello era l'unico mezzo,
l'unico strumento, l'unica strada che doveva percorrere per salvare l'essere umano. Gesù stava dicendo: Padre, salvami da questa ora, da questo calice, da quello che io sto realizzando in questo momento. Perché io non posso morire adesso, non posso terminare la mia vita ora, devo andare avanti, devo proseguire, devo andare alla croce. Ecco perché l'Evangelista Luca che cosa ci dice? Che quando Gesù pregò così, soltanto l'Evangelista Luca ci dice questo dettaglio, un angelo giunse per rafforzarlo. Vuol dire proprio per dargli forza, per dargli coraggio. Non ci viene detto se l'angelo parlò e se parlò quali parole disse al Signore Gesù. Non ci vengono dette, ma lo scopo era quello di rafforzare il Signore Gesù che si trovava nello stato più estremo della sua debolezza, per dargli forza, per dargli coraggio. Vorrei leggere con voi un brano che abbiamo in Giovanni, capitolo 11 e versetto 42. Giovanni, capitolo 11, versetto 42. L'episodio della risurrezione di Lazzaro. Ed è interessante la prima parte, leggiamo solo il versetto 42, ma la prima parte è quella che ci interessa. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Allora, il contesto, come sappiamo, è la risurrezione di Lazzaro e la dichiarazione stessa del Signore Gesù, il quale afferma: io sono la risurrezione e la vita. Ma qui il Signore Gesù esprime anche un concetto assoluto, cioè tutto quello che io, Padre, ti chiedo, tu mi esaudisci sempre. Quello che io ti chiedo, tu mi esaudisci. Perché? Perché mi esaudisci sempre? Perché in realtà si parla di una sola volontà. La volontà del figlio è la volontà del padre, ma non soltanto. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 5, versetto 7, proprio l'autore, parlando del Getsemani, perché l'autore qui ha in mente proprio il Getsemani, guardate che cosa dice l'autore. Ebrei 5, versetto 7. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Allora, qui ci viene detto che più volte, difatti, nel leggere gli evangelisti abbiamo visto che non una volta sola il Signore Gesù ha rivolto la stessa identica preghiera, ma almeno 3 volte, con alte grida e con lacrime. Quindi vuol dire che il Signore Gesù non rimaneva zitto, cioè, o perlomeno nel momento in cui lui pregava sottovoce, pregava ad alta voce, con alte grida, ci viene detto. Ci viene detto che piangeva mentre lui pregava in tal senso. Ed ecco perché ve lo stupisce che i discepoli non riuscirono a stare svegli, non riuscirono a stare con il loro maestro in questo momento così sublime, ma nello stesso tempo in questo momento così culminante della sua vita. Non era zitto il Signore Gesù, gridava, non era vicino a loro, era lontano, ci è stato detto un tiro di sasso, non lo so, 10 metri, 20 metri, 30 metri, ma comunque non era dall'altra parte della città. Eppure i discepoli dormono, i discepoli non riescono a stare svegli, i discepoli, non c'è nessuno che dice: ma perché sta gridando il nostro maestro? Ma che cos'ha? Andiamo da lui, stiamo vicino a lui. È scritto che invece tutti dormivano. E alla terza volta il Signore deve dire: adesso potete anche dormire, potete anche riposare, perché è giunta l'ora, colui che mi tradisce è vicino. Ma qui ci viene detto
dall'autore alla lettera agli Ebrei, che supplicò colui che poteva salvarlo dalla morte. Allora proviamo a domandarci, ma Gesù è stato salvato dalla morte? Sì o no? Se guardiamo alla croce, no, perché è morto. Il Signore non lo ha strappato dalla croce, non lo ha tolto dalla croce, non ha impedito il Padre che andasse alla croce. Abbiamo visto, se vi ricordate, qualche domenica fa con Isacco, no? Come in realtà in quel brano la figura del Signore Gesù non è tanto in Isacco, perché Isacco venne risparmiato, ma è nel montone che era intrappolato nel cespuglio. Lì abbiamo la figura del Signore Gesù, perché quel montone venne sacrificato al posto di Isacco. Noi dovevamo morire, noi dovevamo subire la giusta ira di Dio, invece Dio, è scritto in Isaia 53, che ha voluto fiaccare il figlio, lo ha voluto colpire. Quindi il Signore, il Padre, non ha tolto la croce dal Signore Gesù. Non ha detto, vabbè, Signore, vabbè, figlio mio, visto che tu mi dici di non andare alla croce, non ci vai. No, c'è andato e come? È morto sulla croce. Ma qui è scritto che in Ebrei 5 che il Padre ha salvato dalla morte il figlio. Di quale morte? Quale morte? Di quale morte il padre ha salvato suo figlio? Proprio nel momento culminante del Getsemani. È lì che il padre agisce, è lì che il padre interviene. Ecco perché l'Evangelista Luca ci dice un angelo giunse dal cielo. Questo angelo non è arrivato per una iniziativa dell'angelo. Sicuramente fu il padre a mandare quell'angelo. Per dare forza, per dare coraggio, affinché il Signore Gesù si rialzasse nuovamente e proseguisse quella che era l'opera che ancora doveva andare a compiere, che doveva andare a compiere. Perché altrimenti, fratelli e sorelle, non si capirebbe il fatto che tutta la Scrittura dice che non c'è stata una sola preghiera del Figlio che non sia stata esaudita. Allora dovremmo dire, anche se il Signore Gesù conclude sempre dicendo non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, che lì il Padre non ha esaudito il Signore Gesù, perché il Signore Gesù voleva una determinata cosa e il Padre non gliel'ha data. È qualcosa che noi dobbiamo, fratelli e sorelle, capire e comprendere veramente. Quello che stava succedendo al Getsemani era qualcosa di talmente profondo, di talmente intenso, che come Gesù stesso dichiara, lo stava uccidendo. L'anima mia è afflitta grandemente e mi sta conducendo, questa angoscia mi sta conducendo alla morte. Sapete, un grosso spavento, una grossa angoscia, un'angoscia veramente profonda, veramente forte, può fermare il cuore. Può fermare il cuore. Ed è quello che il Signore Gesù stava realizzando, vero, in quel momento. Andiamo ancora per un attimo in Matteo capitolo 26, vado verso la conclusione. È bella la seconda parte di questo brano che abbiamo letto, dal versetto 41 al versetto. Anzi, da versetto 43 a versetto 46. Tornato li trovò addormentati perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pur oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Da queste parole in poi ci sarà tutto un percorso di sofferenza che il Signore Gesù dovrà patire. Ma la sofferenza del Getsemani è probabilmente, non possiamo essere dogmatici in questo, non mi sento di essere dogmatico, ma probabilmente è stato il dolore morale e spirituale più grande, più intenso, più profondo che il Signore Gesù ha dovuto patire. Forse superiore, anzi superiore alla flagellazione, superiore alla crocifissione stessa. Forse paragonabile soltanto al momento in cui
Il padre ha abbandonato il figlio. Ebbene, tutto questo egli lo ha fatto per amore nostro. Tutto questo egli lo ha fatto per salvarci dai nostri peccati. Chi poteva passare per il Getsemani indenne? Per questa tappa delle sofferenze del Signore Gesù, solo il Signore Gesù, ma in veste di uomo e in veste di servo, oltre che in veste di figlio, egli chiede al Padre di aiutarlo affinché possa superare questo momento, questo calice. In greco pronome dimostrativo autos, che indica l'oggetto che sta vicino, ciò che è vicino, non ciò che è lontano. Quello che sta vicino, quello che si sta realizzando in quel momento. E Gesù stava realizzando in quel momento il Getsemani, non la croce. Il Getsemani stava realizzando e stava sperimentando. Il Signore Gesù sapeva perfettamente tutte le tappe che ancora gli toccavano affinché potesse dire sulla croce è compiuto. Non poteva dirlo in un altro modo, è compiuto. Solo alla croce lo poteva dire. È compiuto. E quando c'è stato quel è compiuto, per Satana è stata la fine. Per Satana è stata la fine. Ha provato di tutto Satana per cercare di impedire l'opera sacrificale del Signore Gesù. Ci ha provato, ci ha riprovato a partire dalle tentazioni nel deserto, ma non c'è mai riuscito. Con quel è compiuto, per Satana è iniziata la fine. È iniziata la fine. La sua sconfitta definitiva. Per la sua morte egli ha sconfitto colui che aveva l'impero, colui che aveva il regno sulla morte. Ecco perché Gesù può dire in Apocalisse 1: sono io che ho le chiavi dell'Hades, dell'inferno, della morte. Sono io che ho le chiavi. Sono io che ho vinto e perciò io ho le chiavi. Io ho l'autorità. Perché egli è il vincitore. Concludo leggendo Romani capitolo 5. Versetto 6 fino al versetto 11. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Il Signore Gesù non è morto per degli amici. L'uomo può diventare amico di Dio, lo sappiamo, ma quando il Signore Gesù morì per noi, noi eravamo che cosa? Nemici. Eravamo lontani da Lui. Eravamo proprio delle persone abbiette che non meritavano niente e il Signore Gesù è morto proprio per noi. Anche se qualcuno avrebbe l'ardire di morire per un giusto, cioè per qualcuno che merita veramente di essere salvato, ma noi non meritavamo minimamente di essere salvati dal Signore, ma solo di essere condannati. Ma per la sua grazia siamo stati giustificati per il suo sangue e per mezzo di Cristo, versetto 9. Siamo salvati dall'ira sua, siamo stati dichiarati giusti grazie all'opera di Cristo. È il Padre che dice dei suoi figli: sono giusti. Non per meriti loro, non per vanti loro, non per qualcosa che di buono noi abbiamo, ma solo in virtù del sangue che il Signore Gesù ha versato per noi. È bene che veramente possiamo continuare ad adorare il Signore, tenendo conto di quello che Gesù ha dovuto patire per noi, qualcosa di impressionante.
Ma come abbiamo ricordato in Apocalisse 5, noi eleveremo quel canto nuovo e diremo all'agnello che pareva essere stato immolato: degno sei di ricevere la gloria, di ricevere l'onore, di ricevere l'adorazione, perché tu hai riscattato per mezzo del tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E in questa gente riscattata ci siamo anche noi per la sua grazia, che veramente non soltanto oggi, non solo domani, ma ogni giorno che Dio ci dà possa essere un giorno di adorazione, dove noi possiamo ringraziare Dio per tutto quello che ha fatto per noi. Amen. Grazie del vostro ascolto. Se volete avere ulteriori informazioni potete scrivere al seguente indirizzo mail andrea20077@gmail.com oppure seguire il canale YouTube Andrea Belli75. Che Dio vi benedica.